raccontare il femminicidio attraverso uno spettacolo teatrale scritto dagli studenti del liceo Colonna di Arezzo per gli studenti del campus universitario aretino. Nelle scene emerge sempre l'esortazione a denunciare qualsiasi sopruso come primo passo per uscire dall'incubo che ormai troppo spesso porta alla morte delle donne, oggetto perverso di un amore malato. Questo è infatti il titolo dello spettacolo. In una relazione vera, sincera, due persone si appoggiano l'una sull'altra e comunque si lasciano anche libere tra di loro di fare la loro strada, mentre in un amore malato come quello della storia o come di moltissime altre storie, l'uomo molto spesso tiene la donna come una sua proprietà, non la lascia fare il suo corso, la sua strada, e quindi diventa geloso, non la fa uscire, e quindi quelli sono tipo i primi segni per capire che questo non è vero amore, comunque non è una relazione vera. Ho iniziato ad avere paura nel momento in cui ho sentito il mostro, l'ex compagno della mamma, urlare e sbraitare dietro la porta chiusa, chiedendo di tornare con me. Loro hanno proprio scritto questa sceneggiatura. Esattamente, la prima parte lunga del laboratorio è stata proprio quello di drammaturgia, quindi abbiamo scritto il testo praticamente da zero, c'è solo un punto che è preso, uno piccolo spunto ispirato a Ferite a morte della Dandini, il resto è proprio completamente nuovo e quindi è proprio una produzione di scrittura originale. Tutti mi chiedono com'è morire sotto una pioggia di pietre. Il contrario dell'amore. Il cuore si ferma e diventa tutto buio. Le pietre ti colpiscono il volto, il petto, le spalle. Tu cadi, cerchi di proteggerti, ma non ce la fai. Non ce la puoi fare. La vita scivola via. Ma quello che mi ha fatto male veramente è stato l'applauso finale di tutti gli uomini del paese. C'erano pure il mio padre e il mio fratello ad applaudire.